Caro Parenzo, abbiamo Lores da Vicenza, eccola qui. Mancava, me l'aspettavo, mancava, dopo, certo, il referendum, certo, di domenica, me l'aspettavo. Certo. Lores. Ciao Cruciani, ciao bello, ciao. Dimmi, che succede? Dimmi. Bello, anche lo chiama, bello. Allora, ieri sera c'era quel coglionaccio là, di chi? Deficiente Toscani. Là, Toscani, sì, che ha detto che siete dei Mona, quelli che hanno votato. Quel poro deficiente là, che se non fosse sta Benetton faria le fotografie per i matrimoni e i funerali. Vabbè, adesso poi, magari. Allora, io volevo dire a Toscanaccio, stronzo, imbecille di merda, che ho votato sì, ma è un sì così, cioè, intanto per andare avanti, capito? Perché noi siamo indipendentisti, bravo, sì. Sì. E con le buone o con le cattive, la nostra indipendenza ce la prenderemo. Ma con le cattive, che vuol dire con le cattive? Scusa, amica mia. Con le cattive, andiamo avanti con calma. Con calma. E poi, che ho in mano anche stasera un buonissimo bicchiere di terra crua di Breganze, no? L'alcol era il problema. Che è la fine del mondo, perché noi. Noi produciamo bene, ci trattiamo bene, non siamo come i miserabili che vivono, certo, sulle spalle degli altri. Ecco, ma tu che cosa faresti con l'Italia? La divideresti in quanti pezzi? Scusa, cara Lores. No, io non voglio dividere l'Italia, voglio che l'Italia vada fuori dai coglioni del Veneto. Basta, l'Italia può stare unita tutta, ma chi se ne frega dell'Italia? L'Italia deve restare unita, ma deve andare fuori dai coglioni del Veneto. Ecco. Cioè, tutte le istituzioni italiane devono andare via dal Veneto, prendere l'autostrada di corsa quel giorno, perché se non vanno via di corsa tutti i terroni, questori, prefetti, che sono tutti i terroni, che vogliono venire, sono spie dello Stato mandate qua, devono andare fuori dai coglioni, gli insegnanti terroni che non sanno neanche parlare l'italiano, invece donna e vengono qui e non sanno neanche parlare e a diseducare i nostri figli che non hanno neanche un po'. Ma tu mi spieghi perché tutti i test che fanno a livello mondiale di matematica, di scienze, i veneti sono i primi e qui ci sono 10-100 lode e giù in Terronia ce ne sono 1000. Ecco, ma me lo spieghi? Che cosa intendi per Terronia esattamente? Cioè, come geograficamente, per quale area del paese? Terronia, dal Po in giù è Terronia. E Napoli come la consideri, Bologna, la città di Napoli, la Campania? Napoli è Africa. Napoli e la Campania? Africa. La Calabria? Africa. Africa pure quella. La Sicilia pure. Sicilia. Oltre l'Africa, cosa c'è? Ma Polo Sud, guarda. Polo Sud, cioè, fosse per te la Campania potrebbe anche sparire, diciamo. Tu non ti dispiacerebbe se ci fosse un mega terremoto? No, non voglio terremoti. Quindi in Terronia, perché dopo dobbiamo pagarli noi. Sempre fatto. Non voglio nessun terremoto. Magari muore qualche persona, scusami. Quindi i toscani anche sono meridionali. Possono stare vivi, tutti vivi e vecchi e felici, ma fuori dai coglioni, però, hai capito? Ho capito, ma io non ho capito, tu prima o poi, una volta mi hai detto che non avevi nemmeno la carta d'identità italiana, giusto? L'hai fatta sta carta d'identità italiana? Io ho il passaporto veneto. Ma non c'è il passaporto veneto. L'Italia è qui, che finché l'Italia ci sta occupando, è logico che noi dobbiamo sottostare alle leggi italiane, alle leggi dell'oppressore, alle leggi dell'invasore. È normale. Come facciamo? Davide non dice niente. Normale, come mai, Davide? No, ho detto solo che di normale nei suoi discorsi c'è molto poco, però insomma poco. Ma perché male, non dici niente stasera? Non ho capito. Non dici perché ha bevuto alcol, l'ha dichiarato prima lei, che beve vino. Quell'essere piccolo essere immondo. Ma è Veneto però, ma è nato per sbaglio qua. Ma per fortuna che non lo si vede più alla televisione, non più guardare la 7. Perché quel verme lì c'era sempre. Adesso. Non potevo torno più adesso. Guardare la 7. Torno prestissimo. Invece. Di comunisti di merda. Di comunisti. Grandi imprenditori. Bel modo di ragionare. Per te alla 7 sono tutti comunisti di merda? Tutti.
tutti comunisti, tutti di comunisti. Merda, perché vivono, certo. Vivono con i soldi che nostri, raffinata che è, non sono sera. Capaci di fare impresa, cioè, l'ha preparata la polentina mantenuti. Stasera? Eh? L'ha preparata la polentina? No, l'ho preparata, ieri la polenta, Cosa magnito, poeta col formaio? Però scusami, adesso col vino puoi tranquillamente brindare. Cosa magnito? Cosa, ma no, il vino, poverino, parlate ha già avuto problemi. Parlate in Veneto, tutti e due, parlate in Veneto, dai. Cosa ha detto dentro che la testa? Cosa ha detto dentro che la testa? Te che scorese dentro che la testa? Te che solo che scorese dentro che la testa? Non te che è una testa, te che è una testa vuota. Te che è una succa vuota. Te che è bello, mamma mia, quanto ti si baucca. Ma quanto ti si baucca? Perché non assumi la Roma a casa? Lores, perché non assumi la Roma? Perché non assumi tu la Roma al posto di Parenzo? Ma dice che le tue coglioni lì non voglio mia una singana in casa che mi roba tutto. Una scimmia? Una scimmia, Una singana. Come si dice? Singana. Singana. Che bello, che com'è raffinata lei, signora. Senti, allora facciamo una prova. Allora io direi una cosa. Che famigliola che ha lei, però. Scusami, Lores. Però scusami un attimo, io se tu sei pronta, io ti farei il numero di Toscani, però parlaci solo tu. Ti prego. Lo vuoi, però parla, attaccalo subito tu. Attaccalo, capito? Sì, volevo farlo ieri sera. No, ma attaccalo. Va bene, dai. Sì. Vai, aspetta un attimo, fermo. Sera si dice. Aspetta. Bauca. Aspetta. Di che tale quei coglioni, va a casa meglio. Bauca. Stupido. Aspetta. Sì, pronto. Toscani? Sì. Sta attento, bello. Mi sono a Mona Veneta e sono qua con Bicciare de Terra Crua de Breganze. Coglion, che sono gasara Benetonte Parisi, le fotografie, i funerali e i matrimoni. Imbecille che non ci sia altro. Passa appartiene a te desfo il culo forza de calci. Cretino d'un coglione. E adesso sento cosa che faccio. Merda stantia, sento cosa che faccio. Tutti i veneti che comprano ancora una maglietta del Benetton, Isemone, come che te visiti? Benetton in Veneto, a parte che quel ladro là vive con le autostrade e tutto il resto, ma Benetton in Veneto con l'abbigliamento, se finio, neanche il culo non se ne temo quei strazi del Benetton, che tu capio? Coglion, passa qua per Vicenza che vengo a trovarti, stupido de una merda! Ciao. Coglione. Oh, Oliviero. Lei scappa. Abbiamo trasmesso il Veneto contro Toscani. Lores da Vicenza attacca Oliviero Toscani. Mauro da Livorno, vai, Mauro. Sì, buonasera, pronto? Dimmi.